chiamo Valchiria Terradura. Il mio nome è Malavasi Annita. Sono Mirella Aloisio. Javiera. Guazzalotto Silvana. Il mio nome di battaglia è Laila. In montagna Miria. Nome di battaglia Valchiria. Rossella. Che non deriva da Via Col Vento, ma lo scelse il rappresentante del Partito d'Azione in ricordo dei fratelli Rosselli. Valchirie erano le figlie del dio della guerra, una donna guerriera poteva essere solo una valchiria. Sono entrata nella lotta clandestina più per ragioni umane che per ragioni politiche. L'idea principale era quella di avere la libertà, finalmente dopo 20 anni di fascismo. Era proibito ballare, era proibito cantare, non si poteva esprimere le proprie opinioni. Adesso solo che tu ci dici qualche cosa, anche racconti una barzelletta, dice, ti puniscono, la punizione minima era l'olio di ricino e poi ti potevano dare un sacco di botte e metterti anche in galera. Il babbo era un antifascista e loro sono venuti su con un ideale forse diverso da tanti altri. Ho avuto mio padre antifascista, cacciato dal suo posto, quindi ovviamente avevo una formazione diversa. Non è che ricevono una culturazione politica, un po' perché sono donne, un po' anche perché si ha paura a parlare in famiglia di politica. C'era molta prudenza da parte dei familiari che si opponevano al regime, perché se no venivano imprigionati. La mia famiglia è sempre stata un antifascista, del 32 è stato arrestato un mio zio. Mio nonno era un vecchio socialista, mio papà non aveva mai preso la tessera del fascio. In casa mia c'era mia zia che cantava sempre Bandiera Rossa quando accendevi il fuoco, eccetera, che per poco io non la canto alla scuola in prima elementare. Con una mazza si può imporre silenzio ai più grandi intelletti del mondo. Parliamo di donne che sono contadine, di donne che sono mezzadre, di donne i cui madri magari sono mondine e quindi sono tutte donne che non hanno un'alta istruzione. Quando arrivano alla quinta elementare è un successo, anche perché molto spesso in questo tipo di famiglie non ci sono soldi, non c'è la possibilità di far studiare le donne e si preferisce magari fare studiare i maschi. Ho messo a scuola in Sovergenadella, ho fatto la terza elementare. Poi dopo è nato un fratello, sono stata a casa di mio fratello, perché mia mamma l'andava la urea. Ho solo letto dei grandi libri e basta. Di studiare non ho potuto studiare. Ho frequentato le scuole fasciste, quindi il tipo di istruzione che veniva dalle scuole fasciste. Per loro la scuola è proprio uno dei primi momenti in cui prendono coscienza anche di forme di discriminazione. Andavo a casa che cantavo le canzoni fasciste, mio nonno diventava matto, dava dei pugni sul tavolo. Era una cultura che considerava la donna un essere inferiore.
per le donne italiane ha significato veramente una regressione, un'oppressione notevole. Era una donna che doveva stare in casa, che doveva fare figli, che non doveva appunto quindi avere nessun tipo di cultura, che non doveva lavorare fuori dalla casa, se ci lavorava, quando veniva, si sposava, doveva smettere perché doveva fare dei bambini. Era considerata soprattutto la coniglia che doveva prolificare per mandare poi i figli in guerra. Mussolini diceva: noi abbiamo bisogno di 8 milioni di baionette, e gli 8 milioni di baionette erano le donne che dovevano farle. Il 10 giugno del 40, la dichiarazione di guerra, e io ero appunto, eravamo lì tutti in casa con la radio accesa, e quando mio nonno sentì, divenne furioso veramente, e quindi si espresse con forza contro Mussolini, contro il fascismo. Il Duce per la radio annunciò che eravamo in guerra. Noi ragazzini, ragazzine per modo di dire, bimbe, eravamo fuori in cortile e c'era una famiglia che aveva la finestra aperta e sentimmo questa cosa. Io in principal modo la sentii molto bene e mi misi a piangere. Sono andata a fare l'assistente sociale di fabbrica senza avere titolo, questo però, perché allora come adesso occorre fare dei corsi speciali, ma c'era già la guerra, siamo nel 43. Le donne si trovano in una situazione nella quale possono occupare spazi che prima non c'erano, possono sperimentare anche nuove identità. La guerra aveva rotto tutte le discipline, diciamo così, familiari, e tutti i tabù e tutte le convenzioni. Io proprio ho conosciuto quella la difficoltà che aveva la gente a vivere, no? Tutta la cintura torinese era tutta di fabbriche. E certo, la guerra poi le ha fatte anche uscire di casa, o facevano, non so, il lavoro che gli uomini non potevano più fare. C'erano molte donne che lavoravano in fabbrica, molte più che per il passato, perché gli uomini erano andati chiamati in guerra. Insomma, c'era tutta una serie di fenomeni che per quanto mi riguarda sono stati molto importanti per le mie scelte, per la mia formazione. Presa di coscienza vera poi è venuta il 25 luglio del 43, quando è caduto il fascismo. E dopo quelle nu la sfatta che è caduto Mussolini, è stato un giorno per me l'estate più bella della mia vita, ma il chi che mi manda è stata una giornata bellissima. E si vedono nelle piazze le donne che festeggiano insieme ai loro mariti, padri, fratelli. Cioè, la piazza è piena anche di donne. Siamo andati in casa dei fascisti, quelli proprio cattivi, che avevano fatto delle azioni poche belle, e cercavamo la camicia nera perché la volevamo bruciare noi. Le insegne fasciste che venivano abbattute, dalla casa del fascio che venivano tolte le insegne, e dalle case degli squadristi veniva buttato giù di tutto.
Eravamo tutte felici perché dicevamo adesso si comincerà a respirare, ma il respiro era molto poco perché tutta la struttura, diciamo così, disciplinare italiana era in mano ancora ai fascisti. L'armistizio viene firmato il 3 settembre e l'8 settembre viene reso noto attraverso la radio, quindi coglie assolutamente impreparati i comandanti e gli stessi militari. Sia gli ufficiali come i soldati dicevano: ma santi numi, a noi non sappiamo niente. Eravamo davanti a casa, noi che ballavamo perché la guerra è finita, nel 43 è finita, siamo contenti tutti. Ma dopo 2-3 ore abbiamo cominciato a vedere i tedeschi, i carri armati, passare per la via Emilia. Ho detto: ma cosa c'è? I tedeschi avevano occupato l'Italia, soprattutto l'Italia settentrionale. Infatti attorno a noi c'era la Wehrmacht, c'era l'SS, c'erano i paracadutisti. E c'era quel ragazzo che dormiva in casa mia. Disse: ma perché fate festa, ragazze? Ma è finita la guerra, ma non ha sentito. La guerra comincia adesso, non è finita. I tedeschi, come sono arrivati, hanno fatto un proclama, cioè come dopo l'8 settembre, immediatamente è uscito un manifesto dove diceva che gli intenti alla leva si dovevano presentare, che chi non si presentava sarebbe stato punito anche con la morte. Precipizio dell'8 settembre e la maggioranza di noi ha continuato nella sua scelta. Ecco. Pensavamo che fosse finita la guerra. E poi immediatamente rendersi conto che invece la guerra continuava e continuava dovendo scegliere da che parte stare. Totale, no? Questa guerra che era già in casa, comunque aveva già costretto le donne in qualche modo a uscire di casa, non c'erano gli uomini, c'erano comunque gli eserciti presenti sul territorio, quindi dovevano comunque avere a che fare con entità sconosciute e con situazioni sconosciute, quindi piano piano c'era già stata questa uscita. È certo che a questo punto, come dire, le donne scelgono. Tra il 25 luglio e l'8 settembre ho conosciuto un vecchio antifascista. Mi invitò a una prima riunione clandestina. Mi sono iscritta alla facoltà di giurisprudenza a Perugia e io nel 43, cioè il bollino del 43, alla fine del 43 sono andata in montagna. Le donne accolgono questi fuggiaschi, saccheggiano gli armadi dei mariti e dei figli e cercano di vestirli, di togliere loro la divisa, no? Quindi di dargli un abito civile, li rifocillano, li curano se sono feriti. È quello che le storiche, no? Molte storiche chiamano il maternage. Tu sentivi in te stessa il bisogno di esprimere solidarietà verso delle persone che erano in pericolo e che potevano essere uccise. Ecco, questi sono stati i primi passi, che praticamente era un lavoro molto pericoloso che tu facevi per senso umano, ma non eri in grado ancora di capire che era un significato di ribellione. E chi veniva sorpreso ad aiutare questi militari fuggiaschi subiva sicuramente delle pene ed era a rischio la sua vita. Però le donne lo fanno perché capiscono che è giusto, lo fanno perché non vedono loro che finisca la guerra. Uno dei temi fondamentali dell'impegno femminile è quello della pace. Io avevo una zia, mia zia, che è stata staffetta al comando
dell'Emilia Romagna e involontariamente sono diventata così, insomma ho seguito le sue orme, ecco. E mio padre sono venuti a prenderlo durante la notte con otto ore di perquisizioni in casa, non lo trovarono perché io sono riuscita a tenere a bada 30 di loro arrabbiati fino all'osso perché sapevano che mio padre era in casa perché una spia aveva segnalato che la casa era isolata, quindi non l'avevano visto uscire e sapevano che era in casa, quindi io l'avevo nascosto in un soffitto, avevamo un giardino dietro casa che confinava col parco dei Marchesi Ranghiasci. Abbiamo saltato il muro di congiunzione e abbiamo preso su verso il monte e su, siamo andati su verso la Scheggia e poi verso Cantiano, quella zona del Burano lì. E lì ci siamo fermati e lì abbiamo cominciato la nostra lotta con i primi che arrivavano. Ci fece questa riunione, ci spiegò che la cosa era un po' pericolosa, che si doveva fare quello che ci dicevano, non parlare con nessuno, e, insomma ci spiegò tutta la cosa e se eravamo disponibili, figurati noi tutti e due, sì. Abbiamo cominciato in questo modo, cercando di salvare i militari che conoscevamo, i militari che erano disponibili a scappare. Le donne sono in qualche modo chiamate, soprattutto più avanti, quando cominciano, no, poi sono organizzati il CLN, i gruppi di difesa della donna, sono chiamate però ad aiutare, a partecipare, a fare le manifestazioni. Però c'è sempre un rimanere nel solco, come dire, della tradizione. Certo, è un momento in cui le donne servono. Gli antifascisti hanno cominciato a dirci: ma voi donne che andate dentro le caserme non prendete solo il ragazzo venir fuori, ma cercate di prendere anche delle armi, cercate anche di prendere delle munizioni. Questa situazione di guerriglia diffusa, no? Tu hai bisogno di persone che ti mettano a disposizione le case, il cibo, che ti ospitino, che ti facciano conoscere, che ti indichino le strade, cioè sei proprio in una situazione in cui non ti puoi muovere come un esercito. Nessuno pensava che le donne potessero essere un pericolo, perché non erano considerate dei combattenti, a nessuno veniva in mente che una donna potesse fare parte della resistenza e quindi potevano girare liberamente, gli uomini no. Poteva capitare a noi che tu magari andavi in valle con della roba, qualche volta anche con delle armi, era difficile che fermassero una ragazza. Essendo donne e non essendo legate militarmente, non avendo obblighi militari, no? Essendo considerate degli esseri inferiori, eravamo meno perseguitate, meno controllate, potevamo passare senza pericolo di essere prese. Le donne invece cosa dovevano fare? Dovevano femminilizzarsi all'oltranza. Uscivano di casa ben vestite con le calze e cercavano di non romperle le calze perché dovevano apparire delle ragazze così che andavano girando, non certo delle staffette che portavano ordigni. Thank you.
donne erano guardate con molto sospetto, perché c'era, allora c'era un maschilismo imperante proprio, molto, molto radicato. Anche da parte delle organizzazioni partigiane c'è stato sempre un forte maschilismo. Una volta un capitano a cui io avevo detto non bisogna fare segnali perché io sono parecchi tedeschi, non inglesi, no, perdiamo lo sgancio, ma chi ti, tu capisci le cose a orecchio, le donne dovrebbero stare a casa a fare la calzetta. Non erano bene accolte in montagna perché c'era un maschilismo che derivava dall'educazione diciamo pure italiana. Donne, partecipiamo a questa lotta per avere un futuro diverso, cioè perché anche noi vogliamo contare domani nella società, essere pari con gli uomini. Noi siamo state le prime a capire che bisognava agire, che non era una questione di maschio-femmina, ma che chiunque avesse a cuore la libertà doveva combattere. Cioè, il sentirsi pari era già nel fatto che avevamo fatto una scelta consapevole di combattere il fascismo. Ecco. Come mai le donne, proprio in quell'occasione, perché di guerre ce n'erano sempre state, disagi ce n'erano sempre stati, c'è stato questo movimento femminile significativo? Si è sentito il bisogno di dare una forma organizzativa e complessiva a queste donne, e furono appunto istituiti i gruppi di difesa della donna, che nacquero a Milano nel novembre del 43. Noi abbiamo avuto 70.000 donne nel gruppo di difesa della donna. Si costituirono perché c'era stata già una spinta, un'organizzazione, le donne si erano già organizzate spontaneamente. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E fra gli insetti e le zanzare, duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi, col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Accanto alla guerra di liberazione sociale, che valeva per tutti, c'era anche una guerra di liberazione che guardava particolarmente i problemi delle donne. Le partigiane che conoscono e che lavorano all'interno del gruppo di difesa della donna lo definiscono come essenziali. Il contatto con me era più facile da parte dei clandestini, quelli che lavoravano clandestinamente come politici, no? Perché venivano al bar, bevevano, prendevano il caffè, eccetera, e ne approfittavano per dirti quello che dovevi fare. E loro hanno detto: voi donne bisogna che vi organizziate, non potete continuare a lavorare in questo modo perché avete molti problemi da porre. Noi riteniamo che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, per cui dovete cominciare a discutere come conquistarli. Ha avuto un senso, perché di lì è poi nato un movimento femminile significativo, ecco, voleva dire no, non stiamo fuori, no, paghiamo il nostro prezzo, se lo paghiamo poi facciamo anche la nostra rivendicazione.
Abbiamo fatto due riunioni politiche, ma in linea generale smistavamo la stampa clandestina. Portavamo da mangiare, poi c'era qualche borsa, che c'era qualche rivoltella, che c'era un po' di armi, dei manifesti. Imparare a leggere i documenti, imparare a parlare in pubblico, imparare a scrivere. È un bel momento, mi hanno portato una macchina da scrivere, enorme, grande, le vecchie Olivetti. Dovevo battere a macchina perché siccome ero istruita in quanto frequentavo la scuola, cosa che non tutte quelle che facevano parte dei miei gruppi, allora secondo loro dovevo saper scrivere a macchina, cosa che invece assolutamente non sapevo fare. E però mi diedero dei volantini da battere a macchina, che si doveva fare con la carta carbone, tante copie eccetera. E così imparai. E questo si doveva fare naturalmente di nascosto. Questa macchina da scrivere enorme, per nasconderla era un problema, perché noi avevamo perquisizioni frequenti nelle case. Come comunicavi, in che modo, no? Eccetera. E poi davi delle notizie. Chi ha sostenuto la resistenza in genere è anche la stampa clandestina. Per quello che riguarda le donne, usciva Noi Donne, usciva La Difesa della Lavoratrice. Il primo numero della Difesa della Lavoratrice, io ho fatto l'articolo parità di retribuzione, parità di salario, no? Una delle battaglie che venivano sostenute sui vari fogli clandestini, in particolare Noi Donne, era il diritto al voto. Ma verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà. Tutti i ragazzi del GAP, maschio o femmina che fossero, avevano una forte resistenza ad uccidere. Io ho combattuto con le armi in pugno sempre, e naturalmente i primi tempi con una gran paura, quando mettevo la pallottola in canna sia nella pistola o mettevo innestavo il caricatore nel mitra, c'avevo un po' di timore. Chiunque veniva preso con un'arma veniva fucilato sul posto, clandestinamente, con molta fatica, è toccato molte volte anche a me recuperarle e portarle in montagna. Mi hanno subito riconosciuto il titolo di ispettore organizzativo, perché ero quella che portava più armi, ho portato più armi di tutti. Quando chiedevano volontari per andare in un'azione, quando una o due donne si offrivano volontarie, ci guardavano molto sospetto, ma sai, voi forse non siete all'altezza della situazione, beh, provate, diciamo noi altri. E poi dopo alla fine erano loro stessi, ma all'inizio era logico che, siccome erano vissuti sempre con l'idea che la donna stesse a casa a fare il ricamo, il calzetto e a fare il brodo, era logico che ci avessero qualche diffidenza, no? Quando vedevamo, pensavamo di sparare contro gente anche giovane, magari che vedevamo sui camion della nostra stessa età, beh, c'era un certo apatema, perché uccidere un essere umano non era nelle nostre corde, mentre quando loro ci prendevano, magari ci torturavano, ci facevano una fetta, invece noi no, noi avevamo un altro sentimento nei loro riguardi. Cioè, abbiamo combattuto, specie noi, con cuore di donna. Il pericolo e la morte era diventata una componente costante della nostra vita, ecco, per cui cercavi sempre di essere allerta, no? Essere allerta e trovare il modo per sconfiggerla. In questa zona le donne solitamente hanno una funzione di tenere i collegamenti fra le brigate, di portare le armi,
di portare le armi ai gappisti, ad esempio, cioè anche in città non sono tanto le donne che fanno gli attentati o che fanno le azioni, ma le donne hanno questa funzione di portare le armi, il gappista fa l'azione programmata e la donna riprende le armi e le porta via. E volendo è ancora più pericoloso, perché il gappista, mentre ha in mano le armi, si può difendere. E quando ha finito di fare la sua azione, lui, se lo trovano, è senza armi, quindi non ha nessun problema. Le donne invece sono, le possono trovare con le armi e non riescono a difendersi, perché l'arma chiaramente è nascosta. Allora io avevo un bel petto, ci stava bene una rivoltella dentro, e le altre me le legavo nella cintura, eccetera. Finché si portava i vestiti un po' pesanti tutto era possibile, ma con i vestiti leggeri era meno facile, per cui ci fasciavamo, finivi per sembrare una botticella, e invece, capisci, non la ero per portare queste armi. E ti dirò che sono successe anche delle cose abbastanza pericolose. Facevamo in un giorno anche 50-60 km in bicicletta, con delle biciclette che non dico, le dovevamo spingere perché andassero. Ad esempio, ti salti il bottone del reggiseno mentre sei lì che parli con un fascista, ed era d'estate perché eravamo quasi in agosto, e senti la rivoltella che ti va giù. Quella volta lì c'eravamo in due ragazze e avevamo 6 rivoltelle. Era una vita frenetica, perché io dovevo saltare da un tram all'altro per tutti questi appuntamenti che avevo. E abbiamo iniziato a fare comizi volanti per le strade attaccate ai pali, sai, quei pali che sono in mezzo alle strade che indicano le direzioni. Allora uno stava lì, diceva qualcosa, preparatevi, c'è insurrezione, eccetera, eccetera, quello va così, e l'altro stava a guardare, taglia, 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 e tagliavamo. Scappavamo. Quando cominciarono i primi sganci alleati e ci buttavano molto plastico, e questo era indicativo di quello che avremmo dovuto fare, cioè interrompere, far saltare i ponti, interrompere le vie di comunicazione per impedire ai tedeschi appunto di passare, sia con rifornimenti verso il sud, sia con derrate da portare via in Germania verso il nord. Ho fatto saltare almeno 3 ponti e mi ha molto entusiasmato, perché era una cosa nuova, non era l'attacco su strada o contro, era andare di notte, minare il ponte, fare. Quando saltava il ponte, questi enormi massi di cose che saltavano per aria, e poi la ricaduta dei massi sul terreno, boom, e era tutti impolverati, perché anche che eravamo andati lontani, e poi erano andati, cioè, così alti che all'improvviso pensavi che tutto fosse finito, mi sentivo pom, un'altra pietra che cadeva. SS, ero con un partigiano, cioè siamo andati in due, però lui, quando abbiamo visto che viene dentro questi militari dell'SS, che erano un corpo grandi, dei ragazzoni alti, cattivi come il fulmine, mi hanno preso, tu arbeite, batte, come volevo che andasse con loro. Le donne sanno che possono essere violentate. Possono essere violentate in vari casi, però fondamentalmente possono essere violentate come tortura. Le donne partigiane, se prese, catturate dai fascisti o dai nazisti, sanno che fra le torture che normalmente mettevano in pratica per costringere le persone a confessare, loro potevano subire la violenza sessuale. Lo sanno e sono consapevoli. Moltissimi sono i casi che sono stati registrati. Mi sono messa a piangere nel cortile, mi hanno dato una sassata, mi hanno buttato per terra, a me il baschi se ve, e sono andati via.
quando sono stati sulla strada non sono tornati ancora e mi hanno preso che mi volevano. È venuta la mamma della saletta, diceva vengo io, arbaita, anche domani, anche dopodomani, le spese capì che lei ci poteva restare. E quando è stata la sera sono andata per violentarla, aveva le mestruazioni, l'hanno picchiata e poi l'hanno messo fuori con due calci. Questo è un tema di cui non si parla. Non si parlava allora e pochissimo si parla tuttora, è una specie di cosa un po' strana, se non riesco a capire molto bene perché non venga considerato. Questo è successo molto e le donne, le ragazze non lo hanno raccontato. Avevano molta difficoltà a parlarne nel dopoguerra per vari motivi. Prima di tutto la vergogna, perché comunque la donna vive la violenza sessuale come una vergogna fortissima. Si figuri? Come andavo a finire, quella è anche stata una storia fatta così. Mi sono salvata e sono ancora qui. Foglie portate dal vento che incominciate a cadere. Nei cuori un po' di sgomento, voi ci infondete davvero. Triste sappiamo è l'inverno, che ancor più triste sarà. Se dure come l'inferno saranno le pene di noi partigian. Foglie tremule, restate su. Ahimè, triste la gioventù. Andiamo in montagna, che andiamo a fare i partigiani là. Ah, va bene, andiamo in montagna. Partimmo da Monteveglio una notte con una neve e una bufera che c'erano le valanghe. Noi abbiamo convissuto con la fame, il freddo e la paura. Io ogni giorno invocavo che mi mandassero in montagna, perché dicevo, almeno il nemico ce l'ho di fronte. Qui non sai dov'è, perché ti può capitare ovunque. Insomma, senti, ma quella notte lì l'ho ancora davanti agli occhi. La paura, il freddo, la neve, perché per il paese non potevamo andare perché era pieno di tedeschi e fasciste. E noi correvamo come la selvaggina da un punto all'altro, da un bosco all'altro, ci vedevamo arrivare una squadra di tedeschi da una parte e scappavamo dall'altra. Nelle case, rare case contadine, ci sistemavano a dormire nella stalla, da una parte gli animali naturalmente e dall'altra parte noi altri, ci mettevano la paglia, un bello strato di paglia pulita e noi ci mettevamo sulla paglia, ci toglievamo solo gli scarponi e dormivamo una cucciata vicino all'altra perché non c'erano coperte, niente. Quindi ecco anche il freddo di cui ho parlato, perché i mesi invernali sono stati duri. Loro dicevano del pane ce n'è finché volete, non era mica vero che ce n'era finché voleva. Ne mettevano una pagnotta lì, eravamo in tanti, cosa facevi te? Te guardavi sto pane, poi guardavi tutti gli altri e ne prendevi una fettina. Nelle case contadine non c'era acqua corrente, quindi bisognava andarla a prendere con l'orcio la fontana e non c'era nemmeno il sapone per lavarsi. Se voi ripensate che quando i primi disgeli finalmente ci potevamo lavare, perché quando i ruscelli o i torrenti cominciavano a fluire l'acqua, allora sì, mettevamo lungo l'argine e con i sassi
i sassi più tondi, ce li sciavamo, ci pullavamo un po' di zella. Queste case coloniche delle campagne potevano essere basi partigiane e spesso ospitare anche dei distaccamenti dell'esercito tedesco. Ripeto sempre quello che ha fatto le donne nelle città e nelle campagne, perché anche se non avevano un'arma in mano, avevano la possibilità, ti davano la possibilità di sopravvivere e di portare avanti una battaglia. È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, e festa d'aprile. In queste settimane, miei cari tedeschi, maturano le nespole persino sui peschi. L'amato Duce, il Führer, ci davano per morti, ma noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti. Noi siamo stati liberati nel 44, alla fine del 44. Partigiani, è festa d'aprile. Abbiamo pensato prima con angoscia a quelli che avrebbero dovuto affrontare, i partigiani che avrebbero dovuto affrontare un altro inverno di guerra. E però man mano che sapevamo che le città cadevano una dietro l'altra, anche liberata da mano partigiane. Se pensate che a Genova il generale Maynold si è arreso nelle mani di un operaio, per operaio Scappini, per me fu una gioia enorme. Poi tutti gli operai che si erano uniti ai partigiani, che erano scesi dalle montagne, hanno liberato l'insurrezione di Milano. Tutte le città del nord, quasi tutte, le abbiamo liberate noi altri. Nella storia, credo, di nessun popolo è mai avvenuto che un esercito regolare si arrende a un esercito irregolare, quale era quello dei partigiani. Cioè, le truppe del generale Maynold furono costrette, attraverso la presa di posizione decisa del Comitato di Liberazione e del Comando Militare Regionale, ad arrendersi. L'emozione più forte è quella, ho inteso che non potevo fare altro che ridere e piangere. Piangere di gioia e anche di rammarico per quelli che non c'erano, per i ragazzi che non c'erano più, che avevo visto morire, e di gioia per quello che stava succedendo. Il momento più bello è il 23 aprile del 45, è avvenuta l'insurrezione. Ecco. Poi pensavamo sì di trovare tanta libertà e di potersi organizzare, di poter tirar fuori, di emancipare le donne. E poi finalmente, quando il 25 aprile sono poi venuti i partigiani dai monti, ma le stesse, i GAP, i SAP della città che erano insorti, ormai Genova era liberata. Quindi noi ci siamo liberati da soli. Quando è arrivato l'esercito di liberazione americano, ha fatto una passeggiata da noi. Un giorno di festa, perché un giorno è la liberazione. Il 25 aprile per me è la liberazione, è l'unica giornata che è rimasta, che è nostra praticamente, 25 aprile. La resistenza in se stessa, che credo che sia stato l'unico movimento, se vogliamo, rivoluzionario dell'ultimo secolo, perché c'è stata questa partecipazione di popolo. La resistenza è stata fondamentale, perché le donne hanno visto che ce la potevano fare, che erano in grado di, che erano capaci e che erano utili e che
la loro azione aveva un senso. È logico che avessimo anche noi, ci fossimo guadagnati anche noi un riconoscimento, almeno il diritto di votare, di scegliere quello che sarebbe stato il futuro della nostra Italia. Non è un caso che il diritto di voto alle donne in Italia viene dato nel 1946. Cioè, è a quel punto i politici discutono, ma non possono assolutamente non dare il diritto di voto alle donne, se lo sono conquistate. Per anni la scuola ha ignorato completamente la resistenza. Noi eravamo considerati quasi dei banditi, eravamo considerati non quelli che avevano avuto il coraggio di prendere le armi in difesa della patria. Sembra che si sia un po' persa questo legame della Costituzione, quindi della Repubblica, con la resistenza, eccetera. Quindi adesso a volte si ha l'impressione che sia un po' tutto uguale. C'è il pericolo che si torni indietro. Fenomeni come gruppi neofascisti non sono visti in modo così negativo. Le conquiste non sono mai definitive. C'è tante cose da fare ancora, tantissime da fare, no? Però appunto bisogna metterci ciascuno il suo granello di sabbia. Io sono una che ci crede. Il femminismo ha stabilito un legame con la resistenza, perché è proprio nella resistenza che affondano le radici dell'emancipazione. È nata in noi l'esigenza di studiare anche le partigiane, e nelle partigiane è nata l'esigenza di lasciare memoria. E ci sembrava giusto raccontarlo, perché altrimenti nessuno l'avrebbe fatto. Ci vuole anche una volontà politica, cioè femminista, di dire: oi, guardate che c'erano, le donne c'erano e ci sono. Sono uscite delle biografie, dei racconti personali di donne, ma la storiografia ufficiale non è che ha inserito questo discorso di genere nel raccontare la storia della resistenza. La storia delle donne non è un'altra storia, è la stessa storia, vista con un'ottica diversa. Fare una storia di questo tipo io credo che possa invece aiutare a comprendere davvero e ad apprezzare, e forse anche ad amare la storia, insomma, perché è storia viva. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Per continuare la lotta penso che sia soltanto partecipare, una partecipazione attiva da parte delle donne che continuino quello che noi abbiamo fatto. Forse la storia è un'arma contro il neofascismo e contro il fascismo, non lo so.